Ad Ortona, presso la Sala Eden, nell'assemblea pubblica di Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, si è parlato di crescita nella sostenibilità e di un patto imprese-territorio per uno sviluppo armonico, con interventi di imprese, professionisti, politici, un momento importante per accompagnare le imprese verso il futuro, il presidente Giuseppe Ranalli, promotore dell'evento. Sì, un momento importante in cui abbiamo insieme società civile, istituzioni, imprese. Un momento di grande confronto, soprattutto per conoscere al meglio le aspettative di un territorio, le prospettive di un territorio, e soprattutto al centro della nostra agenda il tema della sostenibilità, perché la sostenibilità rappresenta un nuovo modello organizzativo a cui tutte le nuove PMI e grandi imprese devono necessariamente tendere per uno sviluppo sano e armonico. Ha portato il suo contributo il presidente nazionale della piccola industria di Confindustria, Giovanni Baroni. Oggi l'innovazione tecnologica qual è? È la sintesi tra tutto il mondo della digitalizzazione e i trend comunque della sostenibilità. Noi che rappresentiamo le piccole imprese chiaramente siamo chiamati a questo attraverso le filiere, le grandi filiere a cui apparteniamo e dove l'Italia molto spesso è protagonista, quindi sostanzialmente innovare non solo per rimanere nelle filiere ma per dare un ulteriore valore aggiunto al nostro lavoro e ai nostri prodotti e servizi. Oggi le rivoluzioni tecnologiche sono ancora più rapide e dirompenti. Accettiamo queste sfide e le opportunità che ne derivano, ha sottolineato Silvano Pagliuca, presidente Confindustria Abruzzo. Presenti l'assessore regionale Tiziana Magnacca, l'europarlamentare Aldo Patriciello e il presidente Marco Marsiglio, che ha parlato anche di sostenibilità sociale. Sì, bisogna fare in modo che alla sostenibilità ambientale, alla sostenibilità energetica, alla sostenibilità a tutto tondo sia compresa anche la sostenibilità sociale, cioè l'accompagnamento delle categorie che vengono impattate dalle trasformazioni verso un futuro diverso, ma nel quale ci si possa arrivare sani, vivi, perché alcune scelte di politica caratterizzate da un atteggiamento a volte ideologico, persino a tratti con venature parareligiose, sull'ambiente, la sostenibilità, l'energia e così via, sta producendo la desertificazione industriale del territorio nazionale ed europeo a vantaggio di altri competitori come Cina, India, gli stessi Stati Uniti d'America, il Canada, che hanno altre regole, altri modi di fare, che non si pongono gli stessi problemi dell'Europa e dell'Italia e che peraltro magari trasferiremo le nostre produzioni, che sono sicuramente molto più sostenibili di quelle di quegli altri contesti geopolitici, e magari vanno a finire in paesi dove della sostenibilità ambientale non è certamente il loro primo problema e quindi aumenterà l'inquinamento globale. Ma l'Abruzzo vanta anche molte aziende già proiettate verso la sostenibilità, come ha testimoniato Antonio Forlini della Amadori. Allora, per noi la sostenibilità da qualche anno è uno dei fattori strategici di sviluppo, lo è in generale per tutto il gruppo, da 3 anni oramai facciamo il bilancio di sostenibilità e in particolare i nostri investimenti, anche in virtù della relazione che abbiamo con le banche, sono tutti estremamente concentrati e focalizzati sul tema della sostenibilità.